è ora di aggiungere un altro posto nell'albo d'oro della Supercoppa Old Well West di Serie B nazionale. A contenderselo Caffè Toscano PL Livorno e Tecno Switch Ruvo di Puglia. Primo attacco anche per Ruvo, con Contento che lo gestisce in cabina di regia. Poi Galmarini, strepitosa ieri la sua partita, aspirato dallo biondo, segna subito i primi punti della partita. Il suo atteggiamento è un atteggiamento comunque sempre molto determinato. Ecco, quasi a lanciare un segnale al suo marcatore: tu mi sfidi, io ti faccio vedere che non ho paura di prendere e di segnare questi tiri. Chiarini risponde però con la prima tripla della sua partita. Penso che il senso di responsabilità li vada fatta sentire tutta su questo miglioramento anche. E intanto Leggio spara la prima tripla. Un pagadazzo però in questo caso Ruvo, che cattura il rimbalzo con Boev, segue il russo d'attacco di Contento, poi rischia di schiacciare un po' con il palleggio, ma riesce comunque a controllare il corpo e a segnare i punti del 7-3. Sì, ancora sempre comunque a cercare e a rifornire i lunghi con grande costanza. Eh sì, come anticipavi Roberto, il piano partita di coach Campanella per ora è speculare a quello di ieri. Dall'altra parte Andrea Lobiondo, a proposito di lunghi che possono colpire anche oltre l'arco, numero 33 Leggio, 10 rimbalzi catturati ieri in una partita che però per il resto l'ha visto poco appariscente dal punto di vista offensivo. Toniato che invece spesso riesce a colpire anche in penetrazione, trova i punti del più 3. Sì, ci si aspetta tanto e questo è il secondo motivo tecnico-tattico, quello di attaccare Chiarini uno contro uno, e ancora la palla dentro comunque a Boev. E allora si torna ad Otagnato, gran paglio di Galmarini, accentuare a contro lo biondo, usa il fisico, sbaglia il tiro ma cattura il rimbalzo il numero 4 che al secondo tentativo appoggia i punti del più 7. Attacca Chiarini il fondo, pronto il raddoppio, scarica da Ferrara, extra pass per Rubini che ha spazio per colpire da 3 punti, 3 triple, 9 punti per la PL. Grande Stefano, è questo quello che è... Mentre Leggio ancora prende la mira, trova il più 7 e consegna nelle mani di Rubini, già si è premiato contro di lui, poi nel mezzo angolo lo biondo che mette il pallone in quelle di Chiarini, sfidato al tiro, forse troppo, seconda tripla dell'argentino. Ruff lo governa e affida la palla alla sua compagna di reparto lo biondo, poi Rubini da Chiarini che ha ancora dato spazio per la tripla e ancora ne prende ovviamente un'altra, la realizza, è la terza di questa partita. Ha spinto per esserci e vuole essere un fattore per la sua squadra, poi gioca il suo primo possesso, che carola parale con Galmarini che prende il tiro dal centro dell'area, lo realizza, il risultato è un sostanziale equilibrio, seppur Ruvo abbia 4 punti di vantaggio del suo avversario che tiene vivo il palleggio e poi si affida a Ferraro per la finta su Gersetti, che blocca il palleggio e torna dal supplemaker, ex Faenza con il numero 5, fa la ribattata bene da Campori che spara la tripla e la realizza Luca Campori. Ferraro mette le mani di Rubini, piccherò laterale, si apre in realtà Ferraro sul perimetro ma si va ancora da Campori che stavolta attacca poi scarica bene da Rubini nell'angolo, grande azione, gran tripla davanti Livorno con Rubini, questo è stato un attacco esemplare. Torna fuori da Massimiliano Ferraro, 9 secondi per l'attacco di Livorno che va dentro da Pagani, Mitrovic contornato libero al centro dell'area, taglia Campori, realizza i punti del più 4, palleggio e poi va nell'angolo da Gersetti, allo scadere di 24 sbaglia Mario Gersetti che offensivamente non è ancora entrato in questa final four, contento però dopo il rimbalzo in attacco, spara la tripla, poi palla fuori da Rubini, 8 secondi per il possesso della PL, taglia lo biondo e rimane il mismatch tra Rubini e Gersetti, Rubini pensa al tiro poi scarica dallo biondo che allo scadere in faccia a Galmarini, spara la bomba nel più 4, la seconda di Andrea Lobiondo, palla ancora dall'ex giocatore di San Severo che torna fuori da Diomede, si muove però bene la difesa su ogni passaggio dei suoi avversari, ci pensa Diomede con l'esterno triestino che manda via Gersetti e vuole giocarsi il dispetto, attacca poi scarica nelle mani di Doniato che spara la tripla dall'angolo. Palleggio di Contento, blocco di Gersetti, resta a centrare a Pagani, sbaglia, non di poco Contento, ma Gersetti plana bene al rimbalzo e ha ancora 10 secondi per andare a tiro, gran rovesciata, esperienza. Rubini per l'uscita di Chiarini che si è visto meno nel secondo ingresso in campo, poi cerca splendidamente vicino a Canestro il taglio di Ferraro che segna col fallo di Leggio, perplesso Chiarini nel suo rientro in panchina, Contento si crea spazio per il tiro da 3 punti, tocca Leggio, recupera Gersetti, attacco e difesa qui per Rubo che torna davanti nel punteggio, ancora Contento, ancora
controlla tre punti dal palleggio. Seconda tripla di fila che rimane con Gersetti. 6 secondi, si torna a Ferraro, ma poco costruito, poco in questo attacco. La PL Pagani però trova splendidamente il taglio di Ferraro sul 39 a 35. Ultimi 2 minuti già cominciati. Blocco di Duke che taglia bene col tempo i giunti e schiaccia sull'assist di Laganà su Mario Gersetti che lo attacca a spalle a canestro. Duello generazionale vinto da Duke, però che stoppa il suo avversario con recupero. Si accende anche il pubblico. Campo rilancia la transizione, rientra Toniato su Rubini, poi rischia qui la palla persa ma riesce a controllare il corpo e a segnare un gran canestro. Uscita da parte di Laganà, blocco del lungo che però non viene servito perché Gersetti recupera palla dalle mani del suo avversario Diomede, con Toniato vicino a lui arriva anche Leggio fino in fondo, controlla il corpo, segna i punti del più 4. Dulce Russo mandato via Luke, blocca invece per Rubini che esce in punta con 8 secondi, attacca con la mano sinistra fino in fondo. Rubini sbaglia però la misura dell'appoggio, lotta di un pari rimbalzo, regala una palla splendida a Ferraro che a chilometri per la tripla del meno 1. Bravissimo Ferraro, ancora più bravo Diouf per Livorno, chiude un primo tempo per certi versi complicato a meno 1. Contento blocca il palleggio, poi va da Boev, la vorrebbe Galvarini, la riceve contro Diouf vicino a canestro, usa il fisico Galvarini, salta Diouf, spende il fallo, c'è anche il canestro di Lorenzo Galvarini che si rifà prontamente in attacco del terzo fallo commesso. Diouf per Ferraro, anche perché Galvarini si era acceso con quel canestro in attacco. Dall'altra parte segna col fallo Rubini che si avvicina al ferro contro Galvarini attaccato, visti anche i tre falli spesi dall'Argentina. Non c'è stazione di passeggio, lo scarica sul contento che segna in faccia a Diouf. Sì, a mio modo di vedere c'è un mismatch comunque importante che è quello Toniato di intanto con la Toniato contro Chiarini. Blocco di Leggio, si gioca Gersetti spalle a canestro, mismatch da sfruttare per il lungo col numero 12 che realizza con grande classe e la difesa di Ruvo che continua a battezzarlo. Contento dall'altra parte da Leggio che ha spazio per prendere il tiro da tre punti, la specialità di Casaleggio. Bravissimo Mario Gersetti, è un collante incredibile, ha incoraggiato Leggio sul tiro da tre punti sbagliato, è bravissimo. Va ben oltre quello che produce in campo il contributo di Gersetti. Diomede intanto con l'arresto e tiro e consegna dalla gara 10 secondi per l'attacco. C'è Traini col suo avversario, cambio centrale da Gersetti, poi lo biondo da tre punti con la mano in faccia di Leggio. L'abbiamo chiamato, lo biondo ha risposto. L'extra possesso con contento che si allontana in palleggio, sbuffa Campari perché è una seconda opportunità sanguinosa concessa alla formazione avversaria. Rimane Diouf con contento, poi il tiro da tre punti di Gersetti. Massimo vantaggio di Rubo sul più 9 e ora ha bisogno di chiudere bene questo terzo quarto Livorno, tanto spazio per lo biondo che segna da tre punti. Tampona però lo scarto la PL con la bomba di lo biondo e con libero di Campari, e qui intento davvero atipico perché ci sono due lunghi, in realtà non c'è Pagani, c'è dello biondo in campo assieme a Diouf e qui riceve e segna i punti del meno 3. Fuggire davanti il play avversario che non sta segnando ma stacco tra quello, guardate di quelle cose che se qui viene persa la palla da 2 corre contro piede la PL chiudendo con Rubini. Ma che cara questa ingenuità Rugo unita dall'ennesima iniziativa vincente del giocatore scuola Virtus Bologna, e sentirete sicuramente il calore del pubblico della PL che ha raggiunto livelli clamorosi in questo ultimo quarto. Rubini ancora fino al fondo, 4 di fila, sorpasso PL, contento dall'altra parte sotto i fischi del popolo della PL. Blocco di Galvarini che taglia verso canestro e porta un altro a contento, ha fatto un tiro complicato contro Diouf. Che partita, che finale qui al Palaterme, tutto da vivere questo ultimo scorcio di match. Campari dall'angolo con la bomba, segnano tutti adesso in casa PL. Beh, devo dire che la spinta di tutti questi tifosi qua penso che possa essere veramente qualcosa in più, Stefano, perché cioè impressionante, impressionante. Dicevamo insomma anche in prepartita che potesse essere un fattore, è chiaro che magari le energie sono quelle che sono, al secondo giorno, siamo a settembre, poi ti giri e vedi questa marea di persone impazzite a fare il tifo per te e magari qualche energia più la ritrovi. Portata a questo possesso, Rubini da Campori, pronto il blocco di Diouf, sfruttando la Campori che ci riprova da tre punti! Ancora Campori! Fiducia alle stelle adesso per la PL, il tifo della PL contento da Galvarini che non prende il tiro, tira invece la palla a Diomede, resta Diouf contro Diouf, fare uno spendere per la PL, è troppo facile, taglio di Galvarini. Questa palla con 4 secondi e mezzo da utilizzare, riceve proprio l'argentino, colpiato a Diomede, lo attacca in palletto, resta bene Diomede, prende comunque il tiro da tre punti, Chiarini! Eccolo come può essere decisivo il giocatore argentino.
ai danni di Campore, che però esce bene dalla morsa la canata Chiarini, che riceve in punta proprio il gioco di Pagani. Resta Leggio con l'argentino che ribalta da Laganà, che prende la tripla anche Laganà, bersaglio. Ancora Chiarini contro Leggio, attacca il ferro, alza la parabola, si inventa altri due punti Matteo Chiarini, più 11 PL, è già partita la festa in curva, anche se manca ancora tanto alla squadra di coach Campanella, ultimi 30 secondi, intanto ormai si deve definire soltanto l'esito finale della partita. Continuano a piovere triple, l'ennesima di Laganà, sono addirittura 17 quelle scagliate a canestro dalla PL. Davvero è uno spettacolo dello spettacolo quello che adesso sta mettendo in scena il pubblico della PL, che ha avuto un ruolo, Roberto, in questi due giorni, perché si dice spesso, magari anche abusando del termine giocare in 6, possiamo dire che li porta a giocare in 6. Hanno spinto la squadra nel momento in cui la squadra aveva bisogno di loro. Loro sono strepitosi, loro sono uno dei migliori, va bene, pubblico in Italia. Ultimi secondi, sbaglia contento, rimbalzo di Leggio, ma ormai, ripeto, si gioca quello che a tutti gli effetti è un garbage time, meno 10 col canestro lì, gioca Marco Leggio, Campori si ferma e direi ufficializza la fine di questa Supercoppa. La PL Livorno conquista la Supercoppa Old Wild West di Serie D nazionale, 88-78 in finale contro Rubo, che ha venduto cara la pelle, ma per quello che si è visto ieri e oggi è un successo strameritato per la squadra targata Caffè Toscano. Sì, perché comunque ci sono stati dei miglioramenti dalla partita di ieri alla partita di oggi, vuol dire che le indicazioni del coach sono state recepite dai giocatori, la squadra ha avuto molto più impatto, molto più concretezza, buona qualità di gioco, bei giocatori, allenatori assolutamente competenti, devo dire a chiusura di una manifestazione che ogni anno sta diventando sempre più importante per tutto il movimento.